2:20. Sì, anche secondo me. Metelli Cologne e The Go and Ball Siena sono le protagoniste del Match of the Week della 23esima giornata. Questo è il campionato di Serie A1 maschile di pallamano. Ultima giornata prima del turno di riposo, della lunga sosta dettata dagli impegni della nazionale nelle prossime qualificazioni ai campionati europei. Dopo questa giornata si tornerà in campo direttamente nel fine settimana di Pasqua. Cologne e Siena, due squadre con una situazione di classifica certamente diversa, più tranquilli. I toscani di coach Alessandro Fusina, che hanno percorso e condotto un buon cammino fino ad ora in campionato, 19 punti all'attivo che permettono una discreta tranquillità in ottica salvezza. Diverso invece il discorso per quanto riguarda il Metelli Cologne, che deve vincere per non ritrovarsi stretta nella morsa di Cingoli e del Bologna assieme al Merano nelle ultime tre giornate della regular season. È il momento di ascoltare i tecnici, iniziamo dall'ospite, da Alessandro Fusina, allenatore dell'Ego Siena. Buon pomeriggio mister. Ciao, buonasera a tutti. Dicevamo di una tranquillità certamente maggiore nell'affrontare questa partita, forse Cologne ha sicuramente, anzi non forse, un po' di pressione in più rispetto a voi. Ma sicuramente la classifica dice questo, noi siamo, visto i risultati di ieri, siamo abbastanza tranquilli, abbiamo ottenuto, raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissi. Per noi è stata una stagione veramente esaltante, si parla di sorprese del campionato, e sono d'accordissimo sulle vostre indicazioni. Noi devo dire che sono molto soddisfatto, perché non solo è stata una sorpresa, ma è una squadra veramente creata in tempi ridottissimi. Non conoscevo i giocatori, loro non conoscevano me, la società stessa nuovissima, e per cui credo che abbiamo fatto un ottimo lavoro. Sì, un progetto infatti, lo ricordiamo, quello di Siena, nato di fatto in estate. Lei stesso mister è arrivato dall'esperienza vincente con Bolzano a guidare questo organico, del quale si parla tanto anche in prospettiva futura, in un'ottica di crescita. L'avevamo detto nel presentarlo nell'estate scorsa, un progetto ambizioso, primo obiettivo centrato. Adesso che cosa c'è nel futuro di Siena, tolte queste giornate di campionato che mancano naturalmente? Nel futuro intendo la prossima stagione. Ma come hai detto, ben detto tu, il progetto è stato un progetto ambizioso, anche la mia scelta di lasciare Bolzano e sposare questa nuova realtà, diciamo, già dice tutto, per cui come primo anno, ripeto, ci possiamo ritenere molto soddisfatti, perché abbiamo messo le basi per una società solida. Adesso andremo a intervenire nel giusto modo, mirato, per poter rendere anche la squadra più competitiva, magari per obiettivi, alzare l'asticella, così, più importanti. Grazie. Grazie ad Alessandro Fusina, tecnico dell'Ego Siena. Invece ascoltiamo anche coach Cocuzza, allenatore invece del Metelli Cologne. Se Siena arriva a questa partita con una discreta tranquillità, per voi oggi è quasi un dentro fuori. Ma sicuramente per noi oggi è una partita importantissima, come che mancano queste poche giornate alla fine. Sicuramente Siena è squadra che ha fatto molto bene il campionato, è arrivata anche molto bene, adesso 19 punti, no?
però per noi è una partita molto importante, giochiamo in casa, ci interessa solo vincere e sappiamo che è importante. Come l'avete preparata in settimana? L'abbiamo preparata bene, per me è importante che tutti i giocatori sono sani, tutti stanno bene, non abbiamo avuto neanche un infortunio questa settimana. E niente, sappiamo come giocano, sappiamo come difendono, l'abbiamo preparata bene, solo che adesso tocca a noi in campo dimostrare che ci siamo preparati bene, no? Ecco, avete qualche forse rammarico per i punti lasciati per strada in campionato o avevate preventivato di ritrovarvi in questo momento in questa posizione? Sicuramente avendo 3 punti rispetto singoli, diciamo, stiamo messi bene 4 giornate alla fine. Dopo, chissà, potevamo fare qualcosa in più, potevamo qualcosa in meno, abbiamo avuto 2 vittorie fuori casa importante, qualcosa abbiamo sbagliato, quello è sicuramente. Però non ci interessa, ma a me sicuramente non interessa adesso. Mi interessa pensare partite che dobbiamo vincere oggi e dopo possiamo anche ragionare. Diciamo, insomma, le faremo alla fine, dobbiamo salvarci, questo è il nostro obiettivo, era principale, e quello ci interessa solo. Grazie. Prego. 15 sono i punti del Metelli Cologne, gli stessi di Merano, 3 in più del Cingoli, 4 in più del Bologna. Questo è il quadro che poi vedremo anche con l'aiuto della grafica in corso di telecronaca relativo alla parte bassa, alla parte finale della classifica del campionato di Serie A1 maschile. Oggi è un appuntamento molto importante per i Franciacortini, per il Siena invece naturalmente l'obiettivo è quello di chiudere la stagione in queste ultime 4 partite nel modo migliore possibile. Questi i temi, questi gli argomenti di Cologne Siena, tra poco il fischio d'apertura, tra poco sempre qui in collegati insieme su Sport Italia. A più tardi, a tra poco. Ci sono appuntamenti ai quali non bisogna mancare, momenti in cui farsi trovare pronti, perché in questi momenti ci si gioca una stagione. Lo sanno bene il Metelli Cologne, padrona di casa e opposta questa sera all'Ego Siena. Sono loro, lombardi e toscani, protagonisti del Match of the Week di oggi qui su Sport Italia, 23esima giornata di Serie A1 maschile. Palasport di Cologne, da Matteo Andamonte e Pierluigi Di Marcello, una buona serata. È una gara che, come dicevamo nel prepartita con gli allenatori, serve in misura maggiore alla squadra di casa, risucchiata assieme al Merano nella morsa di Cingoli e Bologna in una lotta per non retrocedere che a 180 minuti dal termine
della regular season non ha ancora emesso in maniera definitiva quelli che sono i suoi verdetti, e vediamola con l'aiuto della grafica, proprio la classifica del campionato di Serie A 1 maschile rispetto a quanto avvenuto ieri. In virtù di quanto avvenuto ieri, il Bolzano guida la graduatoria con 42 punti, ma occhio là sotto Pierluigi, perché appunto Merano e Cologne rischiano di ritrovarsi nella morsa, in particolar modo del Cingoli, con Cingoli e Bologna che si affrontano nello scontro diretto di Pasqua. Sì Matteo, questo sprint finale di Cingoli e Bologna è stato a dir poco entusiasmante, e il Cingoli ha lì nel mirino sia Cologne che Merano, tutti alla ricerca di punti importanti, Cologne e Bologna per continuare a sperare nel miracolo sportivo di questa salvezza, Cologne, Merano e anche un po' Gaeta, punti importanti per la sicurezza, non matematica, ma sicuramente la probabilità enorme di rimanere in Serie A1 anche il prossimo anno. Senza ombra di dubbio, i risultati di ieri certamente vengono in aiuto alla Cologne, vediamoli anche questi, eccoli qui in grafica con il Gaeta che è stato appunto battuto dalla Junior Fasano 27-25, Fasano che ha riaperto così la lotta per il quarto posto, perché Cassano Magnago intanto ha perso contro Bolzano, ma ha perso Merano 21-18 per mano del Pressano in casa dei Diavoli Neri, ha perso anche Bologna, ha perso Cingoli, insomma là sotto non si è mosso praticamente niente. Per il momento ancora non si muove niente, vedremo, perché ci aspettano le ultime tre partite di fuoco e dir poco, perché sono delle autentiche finali. Ultima giornata, quella che si conclude oggi prima della pausa, quasi un mese di fatto, perché il campionato di A1 maschile tornerà in campo nel fine settimana pasquale con il Match of the Week nel giorno di Pasqua, il 21 aprile, tra appunto il Cingoli del Bologna United. Adesso però è il momento di Cologne e di Siena, vediamo le formazioni, facciamolo anche in questo caso con l'aiuto e l'ausilio della grafica. Questo è il Cologne allenato da Cocuzza, Manenti e Tiao, con Signorini, il trio dei portieri, poi Mercandelli, Barbariga, Piantoni, Mazza, Soldi, Lopez, Cantore, Bobicic, Mombelli, Foglia, Lancini, Petruzzi e Raineri. E la squadra Franciacortina, la squadra lombarda, allenata da Filiberto Cocuzza, versante opposto invece Lego Siena del tecnico Alessandro Fusina. Vediamolo anche qui con l'aiuto della grafica, Ciani e Garcia in porta, Bevanati, Pesci, Santinelli, Pelacchi, Rotunno, Provvedi, Bellini, Borgiani, Nelson, Petrangeli, Jedid e Lastrucci. Alessandro Fusina è il tecnico della compagine toscana che ha già centrato di fatto l'obiettivo legato alla salvezza con 19 punti in graduatoria. Coppia arbitrale invece formata dai signori Fato e Guarini, entrambi di Altamura, il delegato al tavolo è il signor Fabian, tra pochissimo il fischio d'apertura. Questa è la coppia arbitrale, Pierluigi, sulla partita, gli occhi naturalmente del mondo della pallamano italiana e quelli inevitabilmente di Riccardo Trillini. La vedremo poi nell'intervallo la lista dei convocati per le prossime qualificazioni ai campionati europei, ma in campo ci sono da una parte Soldi, dall'altra Borgiani. Sì, due di questi 21 convocati dal mister Trillini sono questa sera in campo, quindi occhi puntati per il mister Riccardo Trillini sul parquet del palazzetto di Cologne per vedere a che punto sono e quali sono le condizioni fisiche e mentali prima di tuffarsi nel Tour de Force di stage e appuntamenti ufficiali contro la Slovacchia nei prossimi giorni. E non solo, perché in campo c'è anche Jakob Nelson, il terzino destro di nazionalità svedese, è arrivato dalla seconda Bundesliga quest'anno a vestire la maglia del Siena, 141 gol all'attivo prima di questa partita, è il miglior marcatore del campionato assieme all'azzurro Alessio Moretti, giocatore Nelson che ha dimostrato di essere, se non il migliore, senza dubbio nella top 3 degli stranieri del campionato di A1 quest'anno. Un talento puro, giocatore di sostanza, impatto sin da subito devastante in questo campionato, punto di forza di questo Siena che ha fatto un campionato fin qui strepitoso, straordinario, la vera sorpresa del campionato. Chiaramente Nelson confermatissimo per il prossimo anno. Lo vedremo all'opera questa sera, lui che più volte ha preso la squadra sulle spalle dal cuore caldo, nonostante le sue origini nordiche, è un ragazzo che si è subito inserito benissimo in questa nuova formazione che sta continuando a fare bene, questa sera vorrà dimostrarlo, perché questa è una squadra in cammino che continuerà a far bene e vuole a continuare ad affermarsi.
È iniziata la gara, attacca da destra a sinistra dei vostri schermi in maglia verde, pantaloncini neri, Lego Siena si difende in maglia grigio fucsia, invece il Cologne del tecnico Kocuzza. Primo possesso della partita con il giro palla da parte di Siena. Subito Santinelli che lavora in posizione di centrale, Nelson che gestisce questo pallone, l'uno contro uno cercato da Pesci che scivola malamente, il contropiede di Bobicic che ha recuperato il pallone, Bobicic l'uno contro uno con l'estremo difensore Garcia, pallone che tocca la traversa, c'è stata però una deviazione decisiva proprio da parte di Garcia. Di rapina, Soldi va a riprendersi quel pallone. Quante rapine, prima Bobicic, adesso Soldi. Comunque fasi subito convulse, concitate del match, botta e risposta. A reti inviolate, inizio scoppiettante. Senza ombra di dubbio, come dicevi tu, però senza gol per il momento. Sì. 0-0, se n'è andato il primo minuto qui alla Palasport di Cologne. Giro palla per la formazione di casa che ha la possibilità di gestire il primo attacco, per la verità, sulla difesa schierata degli avversari. Difesa interessante quella proposta dal Siena con Petrangeli e Santinelli molto molto alti. Soldi. Terminale offensivo pericolosissimo al servizio della squadra di Kocuzza. Dicevi giustamente della difesa del Siena, una difesa che è molto profonda, che cerca di infastidire la circolazione di palla, una 4-2 che si trasforma in 5-1, comunque molto molto alta. Il tiro da parte di Mazza che penetra ottimamente tra primo e secondo difensore, ben imbeccato però dal compagno Soldi, abbiamo rivisto qui nel replay, e intanto dall'altra parte immediata la risposta che non arriva, per la verità, perché la conclusione è smorzata, non è arrivata la conclusione di Pelacchi, e andrà Nelson comunque perché Pelacchi è stato toccato al momento del tiro. C'è la possibilità dunque dalla linea dei 7 metri con Nelson che va a sfidare Thiao, la conclusione deliziosa di Nelson che appoggia 1-1. Sceglie la via della precisione, lascia a casa la potenza che lui ne ha da vendere. Palo, gol, si infila tra il braccio sinistro e il palo della porta difesa da Thiao. Può gestire questo nuovo possesso Cologne, 1-1 il risultato, 2,5 trascorsi. Mazza per Bobicic, fa girare palla il terzino sinistro di origini montenegrine. Esperienza in Puglia con la maglia di Fasano in primis, poi con il Noce e con il Conversano. Soldi arriva dalla distanza, un missile da parte di Soldi, hanno il braccio caldo entrambi, Mazza e Soldi. Sì, Soldi, il nuovo azzurro, si presenta così questa sera. Bevanati vuole la palla a sinistra da Santinelli, va in uno contro uno, la controffensiva di Siena, pallone che arriva sulla linea, l'ha recuperata però Bobicic che poi viene pressato da Santinelli, bravo a chiudere nella fase di recupero, cartellino giallo per il giocatore marchigiano che intanto però è riuscito comunque in qualche modo a fermare l'avanzata, la seconda fase in velocità di Cologne. Sì, comunque due squadre che non le mandano a dire, perché in campo subito gioco maschio, vedremo una partita molto dura, molto fisica sin dai primi minuti, sarà così fino all'ultimo. Cologne che gestisce questo nuovo possesso, Bobicic ha lasciato a Soldi un doppio incrocio per portare al tiro Mazza, 2-2 al tiro per lui con il 3-1. Prova ad allungare adesso Cologne che vuole subito dare il suo ritmo alla partita. Siena però gioca molto in velocità, altra palla recuperata, c'è un fallo e 9 metri. Sì, il Siena con questa difesa profonda probabilmente rischia un po' queste azioni, queste manovre, questo grosso movimento soprattutto di un giocatore come Mazza, anche come Soldi per la verità, che fanno della rapidità, della velocità e del salto le loro caratteristiche fondamentali. Vita difficile per Garcia questa sera. Santinelli per Pesci, poi Nelson che va in palleggio, ha lasciato a Borgianni, ancora Nelson che arriva, la palla dentro per Borgianni, ottimamente liberato e poi bravissimo a metterla dentro, rete che rivediamo nel replay. Bravissimo Borgianni, in tuffo supera Thiav sul palo più vicino, anche lui si presenta così e festeggia con questo gol la nuova convocazione con la maglia azzurra. Classe 99, ma intanto immediata la replica da parte di Lancini che va a trasformare da un pivot all'altro per il 4-2 quando siamo al quinto minuto. Sì, Borgianni più di posizione, invece con il movimento Lancini beffa tutti, difesa come dicevamo aggressiva, molto profonda, tanto spazio per Lancini che è in corsa, beffa tutti, si fa trovare al momento giusto, al posto giusto e trasforma.
Santinelli, poi Pesci, sta rientrando bene, o almeno così è avvenuto nelle ultime due azioni. La difesa di Cologne, dopo la rete realizzata in precedenza Siena, aveva trovato molto spazio invece in velocità. Questa volta un tiro un po' forzato probabilmente di Nelson. Un po' forzato, con le mani addosso di Bobcic, chiaramente sbilanciato, quel tanto che basta per far impennare quel pallone di molto sopra la traversa. E allora attacca nuovamente Cologne, che ha due reti dalla sua parte. Mazza per Bobicic, adesso ha cambiato ancora assetto difensivo Siena, perché ora c'è esclusivamente Pietrangeli come centravanti, anche se spesse volte Santinelli si alza nei confronti di Soldi per non lasciargli la possibilità di andare al tiro. Ancora una volta però da quel lato del campo Fusina avrà qualcosa da rivedere, perché c'è tanto spazio per andare dentro. È arrivata la rete del 5-2. Fusina intanto ha già preso in mano il time out e lo poggia. Time out chiamato da Alessandro Fusina dopo 6 minuti. Il tecnico siracusano non è contento di quanto offerto, soprattutto probabilmente nella fase difensiva della sua squadra. Andiamo ad ascoltare proprio le parole di Alessandro Fusina. In difesa non arriviamo a puntate, loro sono più veloci di noi, fanno lo stesso attacco nostro, cambio di posizione e poi attaccano lì sul centro. Se usciamo in due terzi, uno esce e l'altro sta dentro col vivo. E Bella non può tagliarmi così, deve essere sempre sotto controllo, non può andare veloce qua dentro. E in attacco, ragazzi, non fischiano sul fallo, quindi noi continuiamo o fermiamoci. Sul fallo ci dobbiamo fermare, non cerchiamo il vivo dopo. Ok? Omar, abbiamo due normale, anche a quella parte. Con questa difesa molto profonda non vuole che i suoi si facciano sorprendere dai tagli e soprattutto vuole un gioco duro, l'ottimo timing, migliorare le collaborazioni. Quando uno esce l'altro va in copertura dietro, soprattutto tra i secondi e i terzi difensori. Vedremo se migliorerà questa cosa, altrimenti sarà costretto a passare ad una insolita per lui 6-0, perché quest'anno è stata adottata molto poco dal Siena la 6-0, ha sempre prediletto la 5-1, anche se ultimamente non l'ha disdegnata. Vediamo se oggi la rimetterà in campo. Pesci, ripreso il gioco con l'attacco di Siena che è sotto di 3, 5-2. Nelson va a sbattere contro Thiao, ma c'è un fallo, cartellino giallo, ammonizione per Foglia, che era riuscito comunque a chiudere in maniera efficace, vanificando però la parata di Thiao. Sì, possesso ancora Siena, abbiamo visto Nelson che è stato contrastato fallosamente al tiro. Tocca a Santinelli andare in uno contro uno, la palla larga nuovamente per il sottomano che sfila via accanto alla porta. Si è preso tanti tiri Nelson in questi primi minuti, in queste ultime due occasioni, però poco preciso, non è riuscito a realizzare. Controattacco sul versante opposto, fallo su Bobicic, si riposiziona l'attacco di Cologne. Dicevamo su Nelson che è un giocatore che si prende tanta responsabilità, solitamente preferisce tiri puliti, questa sera si sta prendendo grosse responsabilità anche oggettivamente su tiri che può risparmiarsi, perché non c'è bisogno di fretta, deve far movimentare, muovere quella palla per cercare di arrivare alla conclusione molto più facilmente. Bobicic largo il pallone, palla che però è ancora una volta terminata fuori dalla 40-20, altra palla persa, stavolta a buttarla via il Cologne. Santinelli verso sinistra, improvvisamente cambiato versante, ottima però la lettura da parte della difesa di Cologne, il contropiede e c'è la parata ancora una volta da parte di Garcia sul tiro di Barbariga. Sì, Barbariga ha fatto tutto da solo, ha rubato questa palla, si è involato in contropiede e poi Garcia gli ha chiuso la porta in faccia con un'ottima parata, palla fuori, uscita sulla linea laterale, quindi rimane in possesso della squadra di casa. Sempre 5-2, nuovamente Cologne che dopo l'errore di Barbariga può comunque gestire questo ulteriore possesso di palla. Da Mazza a Bobicic, sempre molto aggressiva la difesa di Siena, riceve palla nuovamente Mazza che adesso ha tagliato come doppio pivot, arriva da lontano Bobicic, ha ricevuto il pallone, si avvita su se stesso in qualche modo, aveva provato a ricoordinarsi, lo ha tenuto però. Nelson, fallo, ammonizione per lo svedese. Sì, che bello scontro tra Nelson e Bobcic, due pesi massimi che si affrontano addirittura in velocità, il rumore dei loro corpi si è sentito fin qui. Bel duello, uno contro uno, ma Nelson tiene.
Bobicic ancora dalla distanza, stacca dai 9 metri, assolutamente imparabile, palla da una parte, Garcia finisce sul palo opposto. Rivediamo nel replay quanto accaduto con l'azione che ha portato al gol Bobicic. Dai 10 metri un tiro di potenza, scaglia tutta la sua forza in quel tiro, però poi è sbilanciato in fase di atterraggio, addirittura contraccolpo e batte la testa, niente di grave. È entrato Bevanati in posizione di centrale, ha sostituito Santinelli e si riparte con l'attacco di Nelson e del Siena. Pesci a sinistra, si è visto poco fino ad ora al tiro, però Borgianni che ha giocato d'appoggio, nuovamente Nelson, l'incrocio, Pesci, eccolo qua, gran conclusione, talento puro, tutto braccio, controllo del corpo incredibile, si sposta lateralmente, incrocia questo tiro imprendibile, è un po' quello che ha fatto Soldi. In un amen la risposta di Cologne e di Soldi in modo particolare, rimessa veloce immediatamente, la sua conclusione, nulla può. Garcia, 7-3 il risultato, più 4 ancora della formazione di Cocuzza. Sì, entrambi in gol, i due gioielli delle formazioni delle rispettive squadre, Pesci da una parte e Soldi dall'altra, si fanno apprezzare per tutte le loro caratteristiche e qualità. Pesci scivola ma riesce comunque a lasciare il pallone a Nelson, a sinistra c'è Bevanati che va in uno contro uno, lo tiene in qualche modo Soldi, fallo 9 metri e c'è la segnalazione di passivo che pende su questo nuovo attacco ancora di Siena. Pallone sulla linea per Bevanati che subisce fallo, ci sarà un tiro dai 7 metri per una difesa da parte di Cantore che ha tagliato all'interno dell'area dei 6 metri. Ottima collaborazione, 1-2 Nelson Bevanati, si è fatto sorprendere il Cologne, in particolare Cantore che è stato costretto a tagliare in area, sacrosanto il tiro dai 7 metri. C'è Manenti sulla linea, il gol da parte di Nelson che batte dunque l'estremo difensore Manenti che era entrato proprio in occasione di questo tiro dai 7 metri per provare ad opporsi, per provare a mettere in confusione Nelson, riprende posto adesso tra i pali Thiao. 7-4, Soldi, il giro di palla con al centro Bobicic. Pallone appoggiato per Mazza che va in uno contro uno, se n'è andato ottimamente Mazza, super parata questa di Garcia però sulla linea dei 6 metri. Attenzione a Bevanati, adesso è con la seconda fase di Siena, va a sinistra dove c'è Pesci, calza la testa, osserva il movimento di Bevanati, nuovamente Nelson che arriva lanciato dentro, tiro dai 7 metri con una super seconda fase di Siena e un grande Garcia tra i pali. Garcia che mette una pezza sull'errore di Borgianni che sbaglia completamente il tempo d'uscita, lascia un'autostrada al suo diretto attaccante e poi Garcia ancora una volta gli sbatte la porta in faccia con una parata spettacolare sul capovolgimento di fronti, 7 metri. Pesci dalla linea non sbaglia, a segno ancora Siena, cambia il tiratore, cambia anche il portiere per la verità perché in porta era rimasto Thiao. Pesci comunque è riuscito a batterlo, 7-5 con questo mini break da parte di Siena che non ci sta e approfittando delle parate di Garcia e degli errori nella fase di costruzione di Cologne è tornata pienamente in partita, sotto di 2, attacca però Cologne adesso con Lancini che ha lasciato a Soldi, Bobicic in palleggio nuovamente, solo due terzini sulla linea, Cantore è uscito però è tornato, attenzione a Lancini che si coordina con spalle alla porta, grande senso della posizione. Senso della posizione incredibile, Lancini si è tuffato all'indietro con la schiena portando con sé in area anche il difensore e in un equilibrio precario riesce a trafiggere Garcia, incolpevole ma bravissimo, movimento straordinario, ottimo questo secondo gol per lui. Classe 98, Davide Lancini ha vestito la maglia delle nazionali giovanili, maglia azzurra. Bevanati, Pesci, a destra il solito Nelson, prova a farsi vedere Pelacchi ma si torna nuovamente al centro dove c'è Bevanati, il palleggio di Nelson che va a puntare là dove è posizionato Borgianni, Bevanati ancora prova ad allargare ma c'è fallo. Nel time out precedente mister Fusina non voleva proprio questo, voleva tenere la palla sul fallo perché gli arbitri sosteneva che non fischiassero con grossa facilità, quindi per rischiare di non perdere i palloni
mantenere il contatto con la palla e non buttarla via. Intanto giocata da pivot di razza quella di Edoardo Borgianni, che raccoglie il pallone con una mano e va a trasformare. Stagione davvero spettacolare quella di Borgianni, 97 reti prima di questa partita, dovrebbe essere a quota 99 adesso. 99, secondo gol per lui questo di Borgianni, lui che è un classe 99 peraltro, numeri che ricorrono. Con Maione, Basic e Parisini vestirà la maglia della nazionale nel prossimo raduno in vista delle qualificazioni ai campionati europei Italia-Slovacchia al Palacattani di Faenza il prossimo 10 aprile, naturalmente in diretta su Sport Italia. Intanto soldi, 8-6 il punteggio, andiamo verso lo scoccare del quarto d'ora, va in elevazione soldi, lo tiene Bevanati in qualche modo senza commettere fallo, comunque segnalazione di passivo, ancora soldi che arriva, la conclusione con una buona lettura, esatto. Una buona lettura, ottima, e soprattutto da dividere il merito di questa parata con l'ottima uscita di Bevanati, che a braccia alte si era preso praticamente metà della porta, aveva chiuso la visuale della porta all'attaccante, nell'altra metà si è fatto trovare pronto Garcia. Ottima questa collaborazione, sicuramente provata e riprovata in allenamento. Singolare invece il gesto atletico di Soldi, che è andato in elevazione con lo stesso piede, con la stessa gamba, sì, del suo stesso, del braccio di tiro. Solitamente avviene la cosa opposta nel movimento naturale. Però lui ha delle fibre esplosivissime, quindi può permettersi di staccare anche con il piede falso, cosiddetto. Bevanati, sempre 8-6 il risultato, alla palla del meno 1, Siena nelle mani, Tiao però va a parare, attenzione alla ribattuta raccolta da Petrangeli, che però ha subito fallo. Potrebbe esserci l'ingresso di Jedid, che intanto è seduto in panchina in prossimità della zona di cambio sulla panchina di Siena. Sulla segnalazione di passivo arriva questa conclusione, nuovamente fallo, inquadratura, primo piano per Alessandro Fusina, il tecnico della formazione toscana, prima stagione con sulla panchina di Siena per lui dopo l'esperienza pluriennale e vincente su quella di Bolzano. Cambio di possesso, la velocità di Mazza e del Cologne, dentro sulla linea il pallone, lotta Lancini, c'è fallo, gioco fermo, 2 minuti per Borgianni, prima sospensione temporanea della partita. Borgianni colpevole, reo di aver spinto lateralmente probabilmente lo stesso Mazza che è franato poi addosso a Bevanati. Comunque quanta fatica sta facendo questo Siena per arrivare al tiro in modo pulito, sintomo dell'aggressività del Cologne, che sta mettendo tutta la propria esperienza, tutta la propria carica agonistica per infastidire la manovra offensiva della squadra ospite. Seguiamo questo nuovo attacco del Metelli Cologne con Foglia adesso in posizione di terzino, lo scarico di Bobicic è ottimo per Cantore, che nell'angolo trasforma in oro quanto servitogli dal compagno. Sì, urla, si carica, sa dell'importanza di questo gol e di ogni gol di questa partita, sa il peso che hanno questi due punti. Sbloccarsi così un tiro, un gol, è sempre il modo migliore per approcciare ad un match così importante. È entrato Provvedi in posizione di terzino sinistro, giocatore che ha vestito non solo la maglia del Tavarnelle ma anche quella del Bologna fuori regione sotto la guida di Beppe Tedesco. Anche lui ha sposato questo progetto Siena. Pesci, Bevanati che ha appoggiato, adesso Provvedi. Nelson stacca dalla linea dei 9 metri, lo aspetta su quel palo Tiao che ha parato, osserva il movimento dei compagni, Bobicic che preferisce fermarsi. Ottima la parata di Tiao, cerca di incrociare il tiro Nelson, però non è precisissimo, che è un tiro che esce sì forte ma a metà altezza. Attento Tiao che gli sbarra la via del gol. Bobicic per Foglia che si posiziona sempre sulla linea, gran palla questa per Lancini che arpiona come un falco e va a trasformare. Questa volta Bevanati è stato troppo piatto, troppo facile questa linea di passaggio, non è stato assolutamente infastidito, passaggio classico, semplice, schiacciato, Bobcic, Lancini gol. Rete, terzo gol per lui. Rete del 10-6 al 17esimo minuto di gioco, nuovamente più 4, da Provvedi a Pesci.
in palleggio adesso Nelson. Pesci dai 9 metri, la conclusione, palla che batte sul palo e arriva la rete numero 7 dell'Ego Siena con il gol di Tommaso Pesci. Terza segnatura personale questa sera, lui ha il braccio molto più caldo di Nelson, si vede percentuali al tiro decisamente migliori per Tommaso Pesci, anche lui ha una qualità, una facilità di tiro, una precisione degna di giocatore molto molto più esperiente rispetto alla sua carta d'identità. Per Barbariga il tiro è grande, parata ancora una volta di Nelson che addirittura blocca a due mani quel pallone, parata di Garcia, parata importante, parata di Garcia importantissima e sicuramente sbuffo un po' Bobcic, perché farsi tirare un tiro così, farsi parare un tiro così potente bloccando, bloccandolo non è il massimo. Senza dubbio. Per il morale quantomeno del giocatore sì, che ha tirato. Infatti, anche perché non era una conclusione no, lenta. Esatto, abbastanza potente, era apparsa almeno nel momento in cui Bobici ce l'ha lasciata partire. Bravo però Garcia che era appostato su quel palo. Dall'altra parte invece c'è stato un errore da parte di Petrangeli che non ha centrato lo specchio della porta. 10-7 sempre il punteggio, può gestire questo nuovo possesso, questa nuova fase d'attacco per il possibile più 4 del Metelli Cologne con Mazza che ha sfruttato il blocco, poi il tiro con l'ultimo tocco del muro, ci aveva provato Soldi, ha deviato però sfiorando Provvedi. Mazza viene posizionato, Lancini sulla linea, Soldi, segnalazione di passivo, Soldi che risale da posizione di terzino destro, attenzione adesso al movimento di Mazza, c'è fallo, 9 metri ancora. Sì, era difficilissimo servire da quella posizione il pivot, ma comunque ci ha provato. Cambio di possesso, palla recuperata, c'è la possibilità di un contropiede, Pesci deve andare all'uno contro uno, prova a fare tutto da solo, subisce fallo, ci sarà un cartellino giallo per Barbariga, l'ammonizione è per Barbariga e tiro dai 7 metri. Quanto coraggio in questa azione di Pesci che si intrufola in mezzo a tre difensori, non si ferma, non aveva appoggi di compagni e comunque usa tutta la sua fisicità, si butta dentro, è stato premiato dagli arbitri perché classica azione di tiro, 7 metri per lui. Nelson batte Tiao per il 10-8, Cologne continua a fare la partita, Siena continua a rincorrere a stretto contatto. A stretto contatto e poi Nelson questa sera è la sua terza rete, particolarità, tutte e tre i gol su tiri dai 7 metri, su azione ancora non trova la gioia del gol. Va ancora a caccia dunque sì, del gol dal campo, pur avendo tirato più di qualche volta. Al braccio invece rovente Daniele Soldi, una sassata assolutamente imparabile, può soltanto raccogliere, neanche quello Garcia, perché il pallone è tornato in mano ai compagni. Ha freddato letteralmente Garcia, questo missile si è esploso con una rapidità incredibile, fulminato portiere che non accenna neanche ad una reazione, non si può neanche dire palla da una parte, portiere dall'altra, ma il portiere è rimasto ghiacciato al centro della porta, che la palla è, si è vista solo dopo gonfiare la rete. 11-8 Nelson a sinistra, la conclusione di Provvedi che va a trasformare anche in questo caso, conclusione meno angolata rispetto a quella di Soldi, ma Tiao è rimasto praticamente immobile. Sì, praticamente non mi è sembrato un tiro irresistibile, anche se ha usato una traiettoria con il braccio, ha abbassato il tiro sul fianco del difensore e l'ha reso insidioso perché l'ha lasciato partire sfruttando tutto lo spazio di carica del braccio di tiro. Non impeccabile Tiao. È entrato intanto Lopez in posizione di centrale, ha perso palla però Cologne per un fallo in attacco e uno sfondamento. Pesci sulla seconda fase, va in palleggio, attende l'arrivo di un compagno vicino, si tratta di Provvedi al quale affida questo pallone. Siena però deve fermarsi e propiziare il cambio attacco-difesa che permette a Borgianni di riprendere posto sulla linea dei 6 metri. Pesci, Nelson con ordine, Siena, Provvedi, Nelson, Pesci, nuovamente Nelson, in questo momento il pallone ce l'ha in mano Pelacchi che per ora riprende posto in posizione di ala destra, va in elevazione Nelson, Pesci dentro, la chiusura però ottima di Lopez che ha letto con anticipo le intenzioni, il rientro superlativo di Nelson, fase concitata della partita, può però riorganizzarsi Siena che torna nuovamente ad accelerare con Provvedi, la palla
per Jedid non ci sono spazi. Adesso sì che Pesci impone calma a tutti quanti. Giustamente impone calma a tutti quanti, anche perché il Siena deve manovrare con più testa, ragionando meglio, evitando anche questi passaggi velleitari, soprattutto su Borgianni, che comunque è attenzionato da ben tre difensori, quindi assolutamente difficile per lui prendere la palla. Molto meglio, azioni in velocità, Provvedi in questo caso ben lanciato, riesce facilmente a trafiggere Thiao. Ha scagliato un tiro molto potente, soprattutto con un ottimo tempismo. 11-10 il risultato, time out. Filiberto Cocuzza sulla panchina di Cologne. Su pivot state facendo bene, due volte di seguito, esci passivo, esci 5-1 difesa, 5-1 difesa, facciamo Giulio Bressano, alza parte, alza Giulio qui, Giulio Bressano qui, Giulio di mezzo, alza palla dietro, nell'arco, per ogni tiro dovete aspettare un po', senza fretta finale, non fischia un rigore, si deve aspettare, però dove dobbiamo giocare meglio in difesa, arrivano su passivo, arriva Nelson tiro, passivo Pesci tiro, passivo altro tiro da 10 metri, una volta. Palla prendiamo e dobbiamo vincere il secondo carico. Hanno sentito che facciamo. Se fanno 6-0 facciamo tutte le cose. Andiamo, andiamo, andiamo. Mister Cocuzza si complimenta con i suoi per la copertura con il pivot, si lamenta per tutto il resto, soprattutto perché il Siena arriva troppo facilmente a tiro, soprattutto dopo la segnalazione di passivo, vuole maggiore uscite, maggior contatto, tirano troppo liberi, e questo è quello che rimprova i suoi, quello che rimprovera i suoi. Eh sì, tu in precedenza hai parlato di tre giocatori su Borgianni, averne tre su Borgianni significa cedere necessariamente da qualche altra parte. Esatto, magari basterebbero due, trovare, trovare il giusto equilibrio. È ripreso il gioco, attacca Cologne che però intanto ha dovuto incassare il veemente ritorno di Siena che è sotto di un gol, 11-10 al 23esimo. Lopez, la palla manovrata ora da Mazza, si fa vedere Lancini che gioca d'appoggio, nuovamente Lopez che va in uno contro uno, lo ferma in qualche modo Bevanati, era stata buona però l'intuizione di Lopez che aveva pescato Lancini tutto solo a gioco fermo. Bravo Bevanati, che è il baluardo della difesa di mister Fusina, specialista difensivo soprattutto quest'anno. Il tiro è la rete di Lopez, invitato, imbeccato in maniera ottimale da Soldi, che gli ha portato via metà della difesa di Siena. Metà della difesa di Siena è andata via, Bevanati era caduto precedentemente, Soldi, ottimo l'incrocio per Lopez che è lanciato, non può far altro che ribadire la palla in rete. Siamo al 24esimo del primo tempo al Palasport di Cologne in questo match of the week della 23esima giornata del campionato di A1 maschile. Attacca Siena con Provvedi, l'invito per Jedid che fredda sul primo palo, Thiao, rete del Siena. Rivediamo ancora dove è passata Matteo quella palla, è incredibile, tiro in un corridoio, sì, galleggiava in aria quel tiro, bravissimo Jedid. Non c'è tempo però davvero per riprendere fiato, perché in un attimo Cologne vuole riprendersi ancora una volta il più due, le mani, quelle giuste, sono quelle di Cantore, 13-11. E soprattutto 2 su 2 per lui, si prende tutti i centimetri, usa la sua dote di salto, supera Garcia e mette per la seconda volta sul palo lungo quel tiro preziosissimo. E anche Siena non disdegna poi, subito dopo le reti subite, andare in rimessa veloce. Ancora una volta Nelson aveva cercato un uno contro uno, è stato bravo comunque Lancini a tenerlo, ad arginarlo e a costringere Siena ad attaccare sulla nuova difesa schierata degli avversari. Pesci che va a destra, ancora da Nelson, il pallone è nuovamente a beneficio di Pesci, è un invito ancora per Cediti che però deve risalire, non ci sono spazi. Bevanati, Provvedi, ha subito fallo. E che fallo di Bobcic, si è sbilanciato, Provvedi è caduto fragorosamente a terra, palla in mano ancora al Siena. Pesci sotto passivo, l'attacco di Siena, la segnalazione, Pesci, la conclusione, tocca Manenti che non riesce a parare, è il gol del nuovo meno uno, 13-12. Sulla testa del difensore, batte tutti sul tempo, sia il difensore che l'estremo difensore, il portiere Manenti tocca ma non riesce a deviare. Aveva sostituito Thiao in questi ultimi minuti, non è riuscito però a parare.
Mazza, Lopez si va a destra dove c'è Soldi. Ritmi contenuti su questo principio d'attacco di Cologne. Mazza, ma lui fa tutto da solo, lo fa meravigliosamente bene. 14-12. Cerca di anticipare il tiro questa volta Garcia, che in maniera scomposta cerca di poi intervenire con il braccio sinistro. Tanto però sulla linea Bevanati raccoglie l'invito di Provvedi e va a trasformare. 14-13. Botta in risposta tra le due formazioni in una partita che procede a ritmi piuttosto alti, con Mazza adesso che sarà infilato nello spazio, ha subito fallo però prima di andare alla conclusione. Un attimo prima era arrivato il fischio della coppia arbitrale, si riparte dai 9 metri, ultimi 3 minuti del primo tempo. Lopez, Soldi per Mazza, alza il ritmo dell'attacco a Cologne. Lopez, lo scarico per portare al tiro Barbariga, la parata, la ribattuta è di Bevanati, del capitano di Siena, che poi consegna a Santinelli tutto in ordine di nuovo. Garcia, quanto è importante questa partita, questo possesso sul finale per ricucire e per cercare di agganciare sul 14 pari la squadra di casa. Vediamo se ci riuscirà e cosa riusciranno a fare in questa azione d'attacco. Pesci, Borgianni ha appoggiato su Nelson che deve partire da lontano e soprattutto da fermo. Lo scarico dietro la schiena per Jedid, pallone che però era uscito, era terminato fuori, aveva varcato la linea laterale. E allora Lopez dall'altra parte, Soldi per Foglia, la palla viaggia nuovamente a sinistra dove Lopez va a contatto con la difesa, la cede ancora una volta Soldi, c'è fallo, si ripartirà da Lancini e dalla linea dei 9. Fisico importante per Lopez, che non disdegna il contatto, l'uno contro uno, si butta dentro, è il modo ideale per cercare di creare superiorità impegnando più di un giocatore. Lancini, pallone manovrato da Soldi, Lopez, ancora Soldi a destra, Barbariga che appoggia per il compagno, prova a farsi largo, Lopez che ha l'intuizione con la virgola, poi cercata la girella da parte di Cantore, palla che sfila via, errori da una parte e dall'altra, nuovamente Siena con in mano la palla del pareggio. Cantore ha nelle sue corde quel tiro, ma volevo rimarcare la bravura, il senso della posizione dell'assist fatto da Lopez, che nonostante sotto contatto in precario equilibrio riesce ad imbeccare Cantore, che non premia il gesto tecnico del suo compagno di squadra. Borgianni e Pesci che va alla conclusione, poi Provvedi, un missile ancora una volta. Che gol quello di Provvedi in corsa, ha cambiato, ha variato la tipologia sempre di tiro ed è stato molto bravo. Attenzione adesso a questo tiro di Bobicic, toccato probabilmente da Garcia, anche se sotto fallo, 9 metri, tornerei però sul gran gol di Provvedi. Mamma mia che gol, soprattutto è stato in doppio appoggio, lui che non disdegna questo tipo di tiro per prendere il tempo sia al difensore che all'attaccante. Mi ha sorpreso e mi ha stupito la semplicità dell'esecuzione del tiro di Provvedi, il suo marchio di fabbrica, doppio appoggio, braccio alto, palo lungo, il portiere non vede partire il pallone ed è premiato dal terzo gol. Anche questo però è un marchio di fabbrica, è il marchio di fabbrica di Daniele Soldi all'incrocio dei pali, immobile Garcia. 15-14, il tiro dalla distanza di Pesci a tempo scaduto, finisce così il primo tempo. 15-14, un fulmine a ciel sereno di Soldi a tempo scaduto per mandare Cologne avanti sul più uno. Che bella partita! Che bella partita, quinto gol di Soldi che festeggia così questo primo tempo esemplare, soprattutto in fase realizzativa. Partita apertissima ma vibrante. Da seguire i secondi 30 minuti di questa sfida, di questo match of the week. 15-14 Cologne su Siena. Ci fermiamo lì nella regia a Milano e poi torniamo per l'intervallo qui dal Palasport di Cologne. A tra poco.
Intervallo del Match of the Week della 23esima giornata di Serie A1 maschile di pallamano, 15-14 il punteggio in favore del Metelli Cologne sulla squadra ospite dell'Egosiena. Bella partita, ritmi molto alti in un 23esimo turno di regular season all'esito del quale ne mancheranno tre alla fine, tutti da giocare però dopo la pausa dettata dagli impegni della nazionale azzurra nelle qualificazioni ai campionati europei del 2020 di Norvegia, Svezia e Austria. Il 10 aprile Italia impegnata alla Palacattani di Faenza contro la Slovacchia per poi replicare a Pozavska Bistrica il 14 aprile, entrambe le gare da seguire in diretta su Sport Italia. In settimana è stata pubblicata, diramata la lista delle convocazioni da parte del direttore tecnico Riccardo Trillini, con una novità delle ultimissime ore, quella di Mate Volarevic. Vediamola in grafica: Mate Volarevic nel trio di portieri con Ebner e Sampaolo, sul reparto invece delle ali Arcieri, Dapiran, Sonnerer e Bronzo, Bulsamini, Starcevic, Moretti, Argentin, Skatar, Soldi, Matà, Turkovic e Iballi. Per quanto riguarda il reparto dei terzini e dei centrali, Maione, Parisini, Basic e Borgianni invece nel reparto dei pivot. I giocatori sono 21, da questa lista poi Riccardo Trillini pescherà i convocati che andranno a referto naturalmente nelle due partite contro la Slovacchia, due partite molto importanti per Luigi. Molto importanti, importantissime. Questi sono i 21 migliori scelti da Riccardo Trillini. Tante le novità, giusto mix, equilibrio tra giovani e meno giovani, persone di esperienza e persone meno esperienti, ma comunque tutti accomunati da un unico filo conduttore, tutti straordinari giocatori che sono nel massimo della loro forma e hanno dimostrato nei rispettivi campionati di essere all'altezza di questa convocazione e all'altezza di questo importante impegno, perché questo è un, ricordiamolo, è un impegno fondamentale per la nostra nazionale, che è chiamata a cercare in tutti i modi di vincere e portare a casa il risultato. Eh sì, come dicevi tu, in modo particolare diversi i giovani che si affacciano in questa lista di convocati da parte di Riccardo Trillini, giovani ai quali però è subito chiesto tanto, è subito chiesto di dare un apporto significativo, di giocare da protagonisti in questo doppio confronto molto importante, perché lo ricordiamo comunque, è vero, la Slovacchia è una squadra di grandissima esperienza con giocatori di livello e di calibro internazionale, ma giocarsela in casa nel primo dei due confronti significa comunque ambire e provare a portare a casa un risultato positivo. Certamente, e soprattutto ricordiamo che questi giovani chiamati a confermare le loro prestazioni eccellenti nei campionati hanno già dimostrato di saper reggere la tensione, di avere dei numeri importanti a livello tecnico, a livello tattico, e di essere in grado anche a livello fisico di reggere i ritmi delle partite internazionali. Tutto sta l'aspetto mentale, emozionale, quello è da controllare e da rendere, da fare lo step per migliorare il tutto. Chiederei alla regia di mostrarci anche la classifica del campionato di Serie A1 femminile, che ieri ha giocato il grosso delle gare dell'ultima giornata di regular season. Sono in campo in questi istanti però il Brescia e il Dossobuono, è una partita decisiva. Ieri Salerno ha battuto l'Oderzo mettendo dunque la parola fine sulla lotta per il primato almeno al termine della regular season, 34 punti. Il Loderzo segue a quota 30, Bressanone a 29, sono posizioni cristallizzate, non può più accadere nulla se non a partire dalla pool playoff della settimana prossima. C'è Casalgrande al quarto posto, ma occhio perché il Brescia in caso di vittoria contro Dossobuono rientrerebbe nella pool playoff andando a superare Ferrara. Questo è quanto accaduto in Serie A1 femminile nella giornata di ieri. Adesso però ci fermiamo, linea alla regia e poi torniamo per il secondo tempo tra Cologne e Siena. A tra poco.
Di nuovo in diretta dalla Palasport di Cologne, 15-14, sta per prendere il via il secondo tempo del Match of the Week tra Cologne e Siena, più uno in favore dei padroni di casa. Partita però apertissima, Pierluigi. Partita vibrante e ancora tutta da scrivere. Dicevamo prima, stavamo facendo un confronto statistico, numerico, praticamente partite, i gol sono venuti quasi in maniera speculare, 10 gol per parte dai terzini, 3 gol per parte dalla linea dei 6 metri da pivot, 2 gol Cantore all'ala destra, 1 gol per Jedid all'ala sinistra. Questa è l'unica differenza a livello statistico per quanto riguarda le segnature. Per te che sei un amante della sincronia tra i numeri, questo è sicuramente un dato, una serie di dati, anzi, certamente significativi. Eh sì. 15-14, come detto, un abbraccio tra Nelson e Garcia per dare il via a questo secondo tempo, gara che, lo ricordavamo in apertura, è molto importante in particolar modo per il Cologne, che ha bisogno di vincere per staccare il Cingoli e al tempo stesso anche il Merano, per la verità, in una lotta per non retrocedere, che altrimenti rischierebbe di risucchiare ancora i Franciacortini nella parte bassa della graduatoria del campionato di A1 maschile. Più tranquilla Siena, primo attacco di questo secondo tempo con la palla buttata via però in questo caso dal Cologne, può andarsene Bevanati dall'altra parte, si riprende come avevamo finito dopo il primo tempo, ovvero con grande velocità, grande corsa e tante palle perse, perché una, ricordiamo anche qui la sincronia tra l'inizio del primo tempo e l'inizio del secondo tempo, 4 palle perse nei primi minuti a reti inviolate, adesso già ne abbiamo registrata una, passaggio sbagliato, cartellino giallo per Kokuza, il tecnico del Cologne, che sull'azione precedente probabilmente deve aver detto qualcosa di troppo, un pochino sopra le righe alla coppia arbitrale. Ammonizione, ricordiamo, posta in palio piuttosto alta, soprattutto per la sua squadra. Eh sì, e la tensione sulla panchina del Cologne, della squadra di casa, è decisamente alta. Nelson, Pesci, ancora Nelson che ha ricevuto da Borgianni, va lui in elevazione, Provvedi che ha giocato un ottimo primo tempo, ha impattato ottimamente entrando dalla panchina, Nelson ancora, Provvedi, un incrocio, la palla dentro, attenzione a Borgianni che prova a girarsi in qualche modo in tre per fermarlo, fallo, sì, 9 metri. Questa volta il terzo si è aggiunto, una volta che Borgianni è venuto in possesso della palla, comunque lo riescono a fermare. Dalla distanza il tiro di Provvedi, che nel primo tempo aveva trovato una serie di conclusioni piuttosto interessanti, questa volta abbiamo rivisto nel rallenti il pallone che è sfilato via al lato, prova ad incunearsi nello spazio invece e ci riesce in maniera ottimale Mazza, che va a trasformare 16-14. Il solito Mazza che con coraggio entra nelle maglie della difesa, nella zona centrale, colleziona il suo terzo gol, 16° per la sua squadra. Con Lancini ha vestito, come ricordavamo in precedenza, anche lui la maglia della nazionale under 18 e under 20, poi successivamente classe 98. Mazza, giocatore molto molto interessante, sempre un valido apporto per la sua squadra. Bravissimo Borgianni che riceve da Nelson, ottimo il tandem che funziona alla perfezione, poi bravissimo però Borgianni, coniglio dal cilindro di Nelson, un passaggio incredibile, lento ma che ha sorpreso tutti. Borgianni ad una mano arpiona quel pallone e anche lui tiro morbido sulla testa di Thiau. Attacca nuovamente Cologne, sempre un gol che divide le due squadre. Soldi, c'è il taglio di Barbaria come doppio pivot, arriva dalla distanza ancora Mazza, seconda rete consecutiva per lui, nuovamente ha staccato questa volta da distanza considerevole, all'incirca dai 10 metri, troppo piatta però la difesa avversaria che gli ha lasciato troppo spazio per prendere la mira. Troppo spazio a Mazza, soprattutto con un braccio così caldo, tiro sul fianco del difensore che si infila tra le gambe di Garcia che non fa in tempo a chiuderle e quindi tocca ma non riesce, non quanto basta per deviare la traiettoria di quel pallone lontano dalla porta. Provvedi, Nelson, la palla larga di Provvedi dove lavora Bellini che è entrato in questo secondo tempo, ha sostituito Pelacchi in posizione di ala destra. Attenzione al tentativo di penetrazione di Provvedi che ha subito fallo, si ripartirà
ancora dai 9 metri. Provvedi sta facendo molto male questa sera l'imposizione di terzino sinistro. Soldi a fatica lo contiene anche questa volta. Nelson dentro per Borgianni, nuovamente Thiao ha parato ma c'è la trattenuta abbastanza evidente da parte di Lancini. 2 minuti per Lancini e tiro dai 7 metri. Adesso Borgianni sta sfruttando bene gli spazi. Ricezione di quella palla da pivot di Razza, posizione, controllo, giro, ricezione, tutto alla perfezione, non il tiro. Bravissimo Thiao, comunque colleziona, rigore 2 minuti, ottimo il suo lavoro. Nelson dalla linea contro Thiao, il duello vinto dallo svedese che va a segno impeccabile dalla linea dei 7 metri. Nelson continua la sua striscia positiva dai 7 metri, quarto gol, tutte e quattro collezionati dalla linea dei 7 metri. Di contro però un giocatore come lui ci si aspetta anche qualcosina in più dal campo. Giocatore che quest'anno abbiamo visto, non a caso il capocannoniere del campionato, più volte andare in doppia cifra. Mazza, risale centralmente Bobicic che va a prendersi il pallone in elevazione. Marco Bobicic sul primo palo, finisce a terra probabilmente prima del tempo Garcia, anche se era arrivato ben lanciato Bobicic. Ottima la sua traiettoria, arriva a ridosso della difesa, salta più in alto di tutti, schiaccia questo pallone sul primo palo. Garcia probabilmente colpevole di essere partito prima, ma non aveva il supporto del muro per dividersi la responsabilità della porta. Pesci con 2 pivot, Siena, la palla larga per Jedid che però non ha spazio per andare dentro, allora deve ritornare dal compagno. Nelson ancora, nuovamente Pesci, lo scarico, attenzione a Jedid che stavolta se la sente quella conclusione, palla che sfila via, non c'è fallo, pallone del Cologna. Prova a rialzarlo quel tiro, si sdraia, usa tutta quanta la sua capacità di salto, si abbassa, cerca di rialzare il tiro con il polso, ma il tiro è abbondantemente fuori dallo specchio della porta. Non è riuscito l'algerino classe 97 Yassine Jedid a prendersi quella conclusione. Attacco adesso per Mazza, cambio di posizione con Bobicic che si muove centralmente a destra, ancora nuovamente Mazza sulla sinistra, lotta Foglia che ha ricevuto il pallone, parata di Garcia, fallo e tiro dai 7 metri. 2 minuti per Nelson per il fallo in precedenza su Mazza che è rimasto a terra. Sì, Mazza è stato praticamente abbattuto da Nelson, uscita scomposta che ha sbilanciato il giocatore che era in volo, caduto malissimo, rimane a terra. È un fallo che è costato 2 minuti, sono costati 2 minuti di sospensione. In un momento a questo punto importante della gara per Cologne che è avanti di 2, che ha la possibilità adesso di andare a concludere dalla linea dei 7. Dovremo vedere il bilancio complessivo di questa azione al netto di quello che è accaduto a Mazza, ma il bilancio è sicuramente positivo perché adesso col più 2 in mano la palla del più 3 e la superiorità numerica, Cologne può provare a far registrare un break importante in questa fase. Sì, vediamo se riuscirà a capitalizzare. Nel primo tempo aveva scavato un bel solco, era arrivata anche a più 5, però si è fatto rimontare, riagganciare da un Siena molto molto volitivo e comunque attaccato alla partita. Vediamo se adesso accelererà nuovamente. Dalla linea Piantoni che è entrato dalla panchina per questo tiro dai 7 metri, sempre Garcia tra i pali. La finta di Piantoni che poi va a realizzare, tocca Garcia che non riesce a deviare. 19-16 il risultato al 35esimo minuto, più 3 Cologne sul Siena. Anche Piantoni va a referto, è pesantissimo questo suo primo gol che porta in un momento delicato la sua squadra a più 3, 19-16. Il terzino sinistro della Cologne, giocatore tra quelli di maggiore esperienza al servizio della squadra di Kokuza, che è andato a trasformare. Pesci ora per Provvedi. Siena sotto, come dicevamo, di 3. Petrangeli, Jedid che ora gioca in posizione di terzino sinistro, ha sostituito Provvedi che gioca a destra. C'è Nelson che osserva la partita dalla panchina. Le finte di Pesci, il tiro sotto contatto, c'è fallo. 2 minuti per Foglia, un po' ingenuo questa volta. Foglia è rimasto appeso quando probabilmente l'avversario andava lasciato.
Sì, è l'aggettivo giusto, perché è stato assolutamente ingenuo. Poteva, andava lasciato, anche perché l'aveva superato lateralmente. Questa spinta ha pareggiato il conto numerico dei giocatori in campo, annullando di fatto il vantaggio della squadra di casa. Provvedi ancora per Borgianni, che adesso gioca fuori dalla linea dei 6 metri, si riposiziona in questo istante nel suo ruolo naturale. Tentativo di servirlo da parte di Pesci, che però non va a buon fine, può andarsene Bobicic sul versante opposto. Cantore a tu per tu col portiere. Cantore, rete del 2016, ha messo la freccia Cologne. Scontro tra argentini, anche qui Cantore salta tantissimo, riesce a schiacciare questa palla sotto le gambe di Garcia. Pesci per il tentativo adesso di reazione, ma Cologne, come dicevamo, adesso sta accelerando, sta cercando di fuggir via in maniera definitiva nel corso di una sfida troppo importante per la squadra di Kocuca. Tentativo di Provvedi, addirittura con la mano sinistra, aveva cercato di resistere alla carica della difesa avversaria. Provvedi ancora dai 9 metri, Bevanati al centro, Pesci ancora, Bevanati va a contatto con la difesa, lascia Provvedi che arriva da lontano, conclusione, ma sta peccando adesso in precisione Provvedi rispetto a quanto aveva fatto invece nel primo tempo. Ah sì, gli stessi tiri nel primo tempo le avevano portato molta più soddisfazione, adesso è il secondo che non riesce ad inquadrare lo specchio della porta, tiro di rapina comunque costruito bene sul tempo, però che hanno avuto un esito decisamente peggiore rispetto a quelli eseguiti in precedenza. Attacca Cologne, in mano la palla del possibile più 5, sarebbe il nuovo massimo vantaggio. Bobicic fa tutto da solo, prova ad andarsene, la palla gli sfugge via, l'idea era buona, aveva letto bene le intenzioni della difesa avversaria, ha perso però il controllo del pallone, lo può gestire nuovamente Bevanati per Siena. Pesci a sinistra, lo scarico, Jedid, non c'è spazio, si va ancora da Jedid, dalla sua posizione, pallone sul palo, Cologne ne esce sana e salva. Da un possibile più 5, un probabile più 3, tutto da rifare, si rimane fermi a reti inviolate, 20-16, palla ancora in mano a Cologne. Nessuno ha approfittato delle occasioni che si erano create, da una parte e dall'altra, il punteggio resta lì, adesso attacca nuovamente Cologne, che però vuole sfruttare al massimo questo nuovo attacco, perché qui passa, da qui passa il possibile più 5, fallo su Soldi che ha subito un colpo al volto, è rimasto a terra il mancino del Cologne e della Nazionale, duro colpo subito, probabilmente ci sarà una sanzione, sì, un 2 minuti per Jedid, che deve perciò lasciare il campo. E ancora a terra Soldi, il patto è stato abbastanza duro tra i due. Eh sì, è stato un brutto colpo quello che Jedid ha portato a segno sul viso di Soldi, che si rialza contrariato ma sembra ancora più caricato piuttosto che avvilito. Vedremo se riuscirà a incanalare questa sua adrenalina, questa sua rabbia in modo positivo. E si ripartirà dai 9 metri con la superiorità numerica per il Cologne. Si gioca. Bobicic, uomo in più, la squadra lombarda va in elevazione, la palla ammazza, gli sfugge via dalle mani, è bravissimo Pesci poi a riconquistarla evitando l'invasione. Continua la sagra degli errori sia al tiro che in fase di passaggio, entrambe le squadre stanno peccando di precisione. Il punteggio rimane invariato oramai da più di 4 minuti. Nelson, brutta palla persa, cosa che fanno arrabbiare gli allenatori, soprattutto nel caso di Kocuca, un ex centrale per il quale dunque la gestione del pallone è sicuramente fondamentale, materia sacra. Aveva provato adesso Nelson a buttarsi nello spazio, fallo ai 9 metri. C'era riuscito a buttare la palla dentro durante una fase di gioco, ma il gioco era fermo e quindi tutto da rifare. Petrangeli, Pesci, segnalazione di passivo.
erroraccio di Provvedi, che non solo al tiro, il rendimento in generale è calato nella ripresa. Eh sì, probabilmente pecca un po' di lucidità, la stanchezza forse si inizia a far sentire, ma da entrambe le parti aumentano a dismisura le palle perse sia da una parte che dall'altra, a discapito della qualità e del livello del gioco. Quadrato Thiao, ma intanto dall'altra parte si sviluppa l'azione di Cologne da terra, Mazza, anche questo lo definirei coniglio fuori dal cilindro, perché praticamente atterrato, strattonato dagli avversari, riesce a trasformare la carica di Cologne. Momento di difficoltà invece per Siena, time out chiamato da Alessandro Fusina. Allora, a me non mi va di lasciare la partita così subito. A prima minchiata ci prendiamo le braccia, prima cazzata. Abbiamo il nostro sistema, il nostro ordine, cerchiamo di rispettarlo. Allora, andiamo con ancora 11 secondi per far entrare nei 2 minuti. Okay. Andiamo ancora con Tata, Tommaso, Francesco, Marco, Davide, Edoardo. Okay. Difesa 5-1. Al centro, data 5-1 sul centro. Vediamo se la parata a ripartire. Forziamo un po' il gioco, aumentiamo un po' il ritmo di gioco. Forziamo dei giri, dobbiamo recuperare, ragazzi. Fa appello alla concentrazione, al rispetto del piano gara, a in un momento di difficoltà rifugiarsi alle cose che sanno fare meglio, senza fretta, senza deconcentrarsi, rimanendo con la testa nella partita. Non vuole lasciare nulla al caso, vuole ritornare sotto e vuole portare a casa questa partita. Il mister Fusina tornerà in difesa in 5-1, la difesa che gli ha dato tanta soddisfazione durante tutto il campionato, sicuramente la più congeniale per la sua squadra, almeno fino a questo momento. L'uomo giusto al posto giusto in questa stagione di Siena, Nelson, ma anche tanto lavoro di Fusina nel far rendere soprattutto due ragazzi giovani come Pesci e Borgiani, che hanno giocato una super stagione. Eh sì, indubbiamente il Siena è la sorpresa del campionato, squadra allestita quasi in corsa all'ultimo momento, eppure è riuscita a togliersi tantissime soddisfazioni. Ricordiamo, è nella parte sinistra della classifica, a testimonianza dell'ottimo lavoro e l'ottimo campionato fatto da una offsider, possiamo definirla. 19 punti esattamente a metà classifica, dietro al quartetto che ambisce ai playoff, al Fasano e al Trieste. La palla recuperata da Bobicic, intanto, che osserva il movimento, trova Lancini sulla linea dei 6 metri. In campo adesso c'è solamente Cologne, però 22-16, il time out di Fusina non ha sortito gli effetti sperati. No, ancora un assist sbagliato, soprattutto sull'asse Pesci Borgiani, con questi passaggi alti solitamente non sono consigliabili. È sempre consigliabile servire il pivot in modo schiacciato, soprattutto un pivot di razza come Borgiani, che ha della fisicità, quindi può girarsi e arpionare quel pallone. Purtroppo questa sera tanti passaggi di questo tipo sbagliati. E 9 metri per Siena, che può attaccare con Bevanati. Nelson, ancora lo svedese in possesso di palla, Bevanati a destra, che va in palleggio, viene trattenuto da Lancini. Buona intensità difensiva comunque di Cologne. Ovviamente l'inerzia del match a questo punto passa nelle mani del Cologne, non solo per il punteggio ma anche per il gioco espresso in campo, per la lucidità. Super palla raccolta da Borgiani alle ventose al posto delle mani. Mamma mia, che pallone in caduta, e poi non può che commettere fallo la difesa di Cologne. Tiro dai 7 metri. Borgiani protesta perché voleva anche 2 minuti, voleva aumentare il bottino della sua ottima ricezione, quindi della sua ottima esecuzione tecnica in posizione da pivot. Solo 7 metri per lui. Nelson, che non sbaglia, ha trasformato tra i pali. Kokuz aveva cercato di giocarsi la terza carta, Signorini, che però non è riuscito ad opporsi, riprende posto adesso tra i pali Thiao. 22-17. Quinto gol per Nelson. Tutti dalla linea dei 7 metri. Sì, oramai siamo stancati di ripeterlo, però sarà notizia quando farà gol dal campo. Per il momento continua la sua striscia positiva dai 7 metri.
E allora possesso per Cologne con Lancini. Soldi va a contatto con la difesa, nuovamente la palla a sinistra per Bobicic che prova a coordinarsi, subisce fallo, 9 metri ancora, 43esimo minuto. Ha cercato d'esperienza probabilmente di ingannare gli arbitri, voleva il tiro dai 7 metri, però insomma sarebbe stato eccessivamente generoso. Segnalazione di passivo, Bobicic che va in palleggio, lo ottiene Nelson, i due si spostano da un versante all'altro della difesa di Siena. Tutta l'esperienza di Bobicic senza fretta. E poi il muro di Nelson che è riuscito in maniera quasi disperata a frapporsi fra il tiro di Soldi e la sua stessa porta. Ancora Soldi, schiaccia il pallone per il pivot, ancora fallo, sempre passivo, si allungano i tempi di questo attacco di Cologne. Sì, che ha tutto l'interesse a che questo attacco sia interminabile. A questo punto si gioca anche con il cronometro. Lancini per Mazza che stacca sul primo passo, pallone che sfila via, fa la barba al palo però questa conclusione di Mazza. Sì, sarebbe stato comunque fuori causa Garcia, tiro estremamente potente ma non preciso. Ha chiesto velocità alla sua squadra Alessandro Fusina sui palloni recuperati, semi disastrosa però questa gestione di Nelson. Continua a litigare con il gol Nelson, soprattutto dal campo in azione manovrata. Anche qui troppa fretta, probabilmente un tiro forzato, sicuramente un tiro forzato, senza ritmo, a contatto con il difensore in una serata che non è la sua serata di grazia. Avrebbe dovuto e potuto gestirla in modo diverso. Bobicic a contatto con Nelson che però lo tiene, riesce a stringerlo, a chiuderlo nella sua morsa. E allora ancora 9 metri, Lancini dentro il pallone, la palla che torna però nelle mani di Cantore. Un po' fortunoso questo attacco di Cologne, ma la fortuna aiuta gli audaci. Eh sì, e allora Cantore ha ragione ad approfittarne e a metterla dentro, 23-17. L'abbiamo detto più volte, la fortuna aiuta gli audaci, e qui di audace c'era veramente molto, anche se Cantore ha ringraziato. Quarto gol per lui. Gol importante questo, perché con meno di un quarto d'ora da giocare adesso Cologne inizia a poter gestire un vantaggio considerevole. Doppio pivot per Siena, anche Bevanati sulla linea dei 6 metri. Ma il destinatario principale dei palloni, dei terzini, è Edoardo Borgianni, che raccoglie ancora una volta la palla e subisce fallo. Tiro dai 7 metri. Ottima anche questa volta la ricezione. Sempre 7 metri, non 2 minuti. Sempre Nelson. Ciao, tra i pali. Il live motif della serata. E il gol ancora una volta di Nelson, che ha variato ogni tipo di soluzione, quantomeno dalla linea dei 7 metri. Sì, tante soddisfazioni o comunque tanti gol sono stati praticamente fotocopia. Asse, Pesci, Borgianni, o gol o rigore. Nelson arriva e trasforma. E allora Bobicic per Mazza in questo attacco del Metalli Cologne. Fallo su Soldi che probabilmente voleva qualcosina in più del semplice 9 metri. Graziato probabilmente in qualche modo Borgianni, poi completamente dimenticato Barbariga sull'out di destra che va a segnare per il 24 anzi a 18. Eh sì, Barbariga non in una posizione comoda, ma riesce a mettere dentro questa palla, aveva tanto spazio, si è fatta sorprendere in maniera ingenua, colpevole forse più degli altri Pesci, che si è visto passare e sfidare questo pallone accanto. Non c'è stato fallo poi su Nelson sul rovesciamento di fronte, sulla rimessa veloce dell'Ego Siena, che ora si difende in 5-1 con Pietrangeli in posizione di centroavanti su questo nuovo possesso, su questa nuova gestione della palla da parte del Metalli Cologne. Barbariga che ha provato ad imbeccare il compagno di squadra Marco Bobicic, c'è fallo ancora a 9 metri, si riparte, Mazza la finta di passaggio, passivo, no, anzi, time out. Chiamato da Filiberto Cocuzza, il tecnico del Metalli Cologne, andiamo ad ascoltare le sue parole. What?
4-2 attacco, andiamo qui, lasciamo Mazza arrivare qui, pugno 1, Mazza arriva a terzino sinistro, finta senza palla, ok, Marco tu sei terzino, Mazza centrale, pugno 1, lasciamo spingere fino a Daniele, sì, arriva palla a te, lascia Mazza 1 contro 1, ok, hai capito? Mi inserisco qua, no? No, Marco pugno 1, sei in centro, tu parti da terzino, sei in centro, lasciate spazio, e dopo, pugno destra finta, stai largo. Quanto facciamo 10? Quando facciamo 10? Loro sono qui, ti passa palla qui, quello esce, questo era solo, ok, vai. Indicazioni sulle traiettorie, sulle combinazioni per attaccare la difesa 4-2, per cercare di arrivare più facilmente alla via del gol, lasciando poi Mazza giocare probabilmente l'uno contro uno questa sera in giornata di grazia, vuole sfruttare quest'arma in più per incrementare il vantaggio e per renderlo sempre più rassicurante, non vuole lasciare nulla al caso, radicalizzando di più il discorso, analizzando il momento della partita. Cologne vuole chiuderla, vuole metterla in ghiaccio, vuole vivere con tranquillità gli ultimi 180 minuti della stagione per provare quindi in questo ultima frazione di gioco a mettere la parola fine sulla sua rincorsa verso la salvezza. Va in elevazione Mazza, il palleggio adesso per Soldi che la tiene in gioco, nuovamente Bobicic, c'è la segnalazione di passivo, il braccio alzato, allora deve giocare ancora il Cologne con Cantore sotto fallo, 9 metri. Contromossa di mister Fusina che si schiera in 6-0, vanificando probabilmente il time out di Filiberto Cocuzza. Bobicic dentro la palla, riesce a coordinarsi in qualche modo Cantore, il cui tiro però è neutralizzato da Garcia. Aveva tentato il taglio dell'ala Cantore, ma Garcia, più bravo di tutti, riesce a parare. Ancora una palla raccolta da Borgianni che arpiona tutto quanto passa da quelle parti e la trasforma in oro per Siena. 24-19 il punteggio quando siamo al 48esimo minuto. Se leggo bene, il labiale di Fusina voleva probabilmente anche un 2 minuti. Fusina, come lo stesso Borgianni, che continua a protestare perché su di lui non vengono ravvisati i falli da 2 minuti. È dura la vita del pivot, ma qualcuno deve pur farlo. Ancora una bella parata, come nel primo tempo, in questo caso da parte di Garcia, dai 6 metri, parata pirotecnica. Sì, alla disperata, tecnica particolare la tecnica di Garcia, comunque efficace, e quando il portiere parla ha sempre ragione. Parlavamo di mestieri duri, beh, quello del portiere di pallamano non è da meno rispetto al pivot, senza dubbio. Palla persa dal Metelli Cologne e possesso nuovamente per Siena, che prova ad accorciare. Nelson dentro per Borgianni, ancora ha provato a concludere, stavolta spalle alla porta, subito fallo. Siamo quasi giunti negli ultimi 10 minuti, verso lo scoccare del 50esimo, il timer di questa gara valevole per la giornata numero 23 della regular season di Serie A1 maschile. Bevanati a Nelson che va in palleggio, l'elevazione di Nelson, poi l'uno contro uno di Pesci che nuovamente gioca per il suo terzino destro. Bevanati, la finta di passaggio, torna al centro, la palla scivola via, ancora la raccoglie Nelson che può andare nuovamente a puntare la difesa. Ottimo il timing, ma bravissimo Thiao a parare sul tiro a botta sicura di Borgianni. Tutto bene per Siena, ottima l'apertura, fa saltare la difesa del Cologne, classica passa palla a Borgianni, si gira tutto solo e Thiao caccia dal cilindro una parata strepitosa. Ottimo il suo timing. Ha abbassato la saracinesca Pape Thiao, parata molto importante a questo punto della gara che dà coraggio alla sua squadra. Foglia, Soldi, poi verso sinistra Mazza che ha un cambio di direzione fulmineo, aveva lasciato sul posto il difensore. Continua a mettere in difficoltà la difesa del Siena con questi cambi di direzione fulminei. È entrato Lopez, l'ottavo uomo di fatto a disposizione di Cocuzza.
Valido cambio sulla linea dei terzini. Il pallone di ritorno, il tiro, ancora una volta la parata di Garcia dai 6 metri con uno stile simile a quello della parata precedente. Sì, sì, si apre con una pelle d'orso, riesce a parare. Barbariga sulla palla recuperata del Cologna in contropiede, la rete del 25-19, stavolta Siena si era intestardita nel servire Borgianni. Sì. Ottima la chiusura della difesa e poi il contropiede vincente di Barbariga. Momento positivo per Cologna. Barbariga continua, nonostante sia destro di mano, la posizione non congenialissima per suo caratteri. Ottimo intanto la parata di Thiao. Nuovamente si fa trovare pronto sulla conclusione dei 9 metri di Pesci. Seconda parata consecutiva per lui, la sua esultanza, e ha ragione, perché anche questa è una parata che pesa nel bilancio complessivo della partita e in particolar modo di questi ultimi minuti. 7:35 al fischio finale, 25-19, 6 reti di vantaggio per Cologna. E queste due parate sono così importanti perché probabilmente spezzano un po' gli entusiasmi e la possibilità di pensare e sperare di riaggrapparsi a questa partita in casa Siena. Mazza con il vento in poppa, adesso Cologne, Soldi si libera dalla marcatura, il tiro parato però in questo caso ancora una volta da Garcia. Garcia, quarta parata quasi consecutiva. Nelson sempre attenzionato speciale, però viene subito marcato stretto da Mazza, è costretto a giocare per i compagni. Prova Bevarati, anche lui sotto contatto, si fa sentire la difesa di Cologne che è salita di intensità, spende qui il suo secondo time out. Alessandro Fusina per l'ultimo disperato tentativo di rimetterla in piedi. Lasciamo le ali, lasciamo che porto le ali, non vivo, non te zitti, da centro niente. Dai. Uno, due, via! Il ritmo della musica è probabilmente la giusta colonna sonora dello stato d'animo in questo momento dei giocatori della squadra di casa, a differenza invece del Siena, che sta cercando in tutti i modi di raccogliere le idee e le energie per questo rush finale e per cercare di impensierire il Cologne, che in questo momento è assolutamente in power up. Ha il comando emozionale della gara la squadra di Filiberto Kocuc, ha provato con questa interruzione Alessandro Fusina a svegliare i suoi, a dare indicazioni tattiche per una rimonta che però col passare dei minuti appare sempre più improbabile. Il pallone per Nelson a destra, perde l'attimo però lo svedese, pallone buttato via, stava giocando con l'extra player, in questo caso il Siena, che però non è riuscita neanche in maniera velata a impensierire gli avversari. Eh sì, addirittura questa continua a litigare con il pallone Nelson, adesso non solo in fase di tiro ma anche in fase di ricezione. Così per Siena è dura. Soldi in posizione di centrale, Lopez che poi torna centralmente, la conclusione in appoggio, ancora però riesce a distendersi Garcia. Parata plastica, quasi calcistica di Garcia, che devia il pallone fuori, ma comunque efficace. Santinelli per Nelson, ancora Santinelli che è rientrato dalla panchina. Nelson, il tiro, ancora Thiao, stregata dal campo la porta per Nelson, ma super Thiao in questi ultimi minuti. Eh sì, anche Thiao come Garcia sugli scudi da una parte e dall'altra, i portieri stanno facendo la differenza, ma Thiao mantiene blindato questo divario rassicurante di 6 gol che divide le due squadre.
Tra l'altro stile per lui abbastanza singolare, il pantaloncino corto non è usuale per i portieri di pallamano. Tu che lo sai, Gigi, puoi testimoniarlo. No, assolutamente inusuale. Però finché para ha ragione lui. Sì. Bobičić dai 9 metri per allungare ancora, 26 a 19 più 7, nuovo massimo vantaggio. È tutta del Cologne la partita adesso. Nelson che va in elevazione, ma ancora la squadra di Kocuc estremamente concentrata e rientrata prontamente in difesa e non ha dato spazi al Siena in rimessa veloce. Ottimo, ottimo questo Cologne, neanche l'ottimo Garcia è riuscito a negare la gioia del gol a Bobičić e poi subito tutti in difesa per difendere questi gol di vantaggio. E Pesci adesso che prova a svegliare la sua squadra con questo tiro dalla distanza, tiro dai 9 metri per il 26 a 20, comunque più 6 quando mancano 4 minuti e 15 secondi con il cronometro che naturalmente corre via e che trova consensi nel pubblico del Palasport di Cologne e nella squadra, negli uomini del tecnico Filiberto Kocuc, che a questo punto non vedono l'ora di sentire il fischio finale di questa sfida. La palla gestita ancora da Bobičić, che va in uno contro uno, poi il suo palleggio, trova in Soldi il suo compagno più vicino al quale affidare il pallone, ancora Soldi, lo scarico largo per Cantore che ha un'autostrada, sì, per battere Garcia. 27-20. Ottima questa azione, marcamento a uomo su Mazza, tanta pazienza, 5 contro 5, circolazione di palla al limite del passivo e poi Cantore servito tutto solo realizza il suo quinto gol. Dentro la palla adesso per Siena, ma 27-20 con 3 minuti e 15 secondi da giocare, sono un match, un incrocio di dati che dà ragione senza ombra di dubbio al Cologne, che a questo punto deve solamente tener duro al netto di queste reti comunque da parte di Siena, ma si assottigliano, sono già sottilissime di per sé le speranze della squadra toscana di strappare a questo punto un risultato positivo, di provare a portare a casa quella che sarebbe a questo punto appunto un'impresa. 27 a 21 il punteggio quando siamo al 57esimo minuto di gioco. Bobičić, il tiro da parte di Mazza che la mette all'incrocio dei pali, gran gol quello di Federico Mazza che possiamo riapprezzare in questa bella rete. Lo possiamo dire, il solito Mazza, sesto gol per lui, efficacissimo, ha fatto molto molto male al Siena questa sera, concreto in fase realizzativa, grosso movimento, tanto movimento per lui, ha messo in ritmo i compagni e sta riuscendo a portare a casa questo importante risultato. Giocatore sugli scudi delle linee del Cologne. Gli uomini chiave del Cologne, Mazza, Soldi, Thiao tra i pali, Bobičić con una grande prestazione di sostanza soprattutto al servizio della squadra, non hanno tradito questa sera. Partita era troppo importante per loro tra le mura amiche, era una finale, era un match, una possibilità troppo ghiotta per congelare questa salvezza conquistata sul campo. Il palleggio cercato da Pesci che finisce addosso alla difesa che comunque continua a tenere alta la concentrazione, alto il grado di intensità. Nelson, il tiro in appoggio con la deviazione decisiva che mette fuori casa Thiao, il gol è di Tommaso Pesci. Sì, c'è ancora spazio per la gloria personale di Tommaso Pesci, settimo gol per lui. 28-22, ma ormai siamo agli sgoccioli, un minuto e mezzo, qualcosina in più al termine della partita, possiamo tirare fuori a questo punto Pierluigi Cologne dalla lotta per salvarsi con questa vittoria troppo importante. Anche se la fredda matematica non lo, come dire, sancisce. Non sancisce ancora questa salvezza numerica, però possiamo assolutamente dire che il Cologne questa sera ha il 99% di possibilità di salvarsi. Time out Kocuc. Adesso si deve fare gol, appena uno tira l'altro dovete rientrare, su 7 si esce, su Pesci non andiamo su 1, se rimane 6-0, se rimane 6-0 faremo Pugno 2, Daniele forte, alla fine Mazza riesce a tirare,
di nuovo palla fino a Daniele, Pato rientra, Pato torna e spingiamo, scalata fino a Pato, se riesci a tirare va bene, chi può tirare bene, però non tiriamo troppo veloce, una volta abbiamo tirato, torniamo indietro, avete capito? Punto 2 fino a Mazza va bene, però tirate se siete liberi, senza tiri importanti. Continuano le meticolose informazioni e i meticolosi suggerimenti di Filiberto Cocuz alla sua squadra, che già probabilmente è con i festeggiamenti, già è proiettata dentro ai festeggiamenti. È stato un ascolto pro forma, sì, con ogni probabilità, forma, sì, quello, sì, dei, sì, ragazzi, sì, di Filiberto Cocuz, che non vedono l'ora di poter fare festa al termine della gara. Intanto però c'è questo attacco della squadra di casa con Soldi che la gioca per Bobicic, va in elevazione Mazza, Bobicic nuovamente, Soldi ancora, la palla viaggia da destra a sinistra, l'uno contro uno, ci mette un passo di troppo però Mazza e cambio di possesso. Sembra tutto facile adesso per il Colonia, chiaramente non è d'accordo Mazza, non potrebbe essere altrimenti. Gestisce questa palla il Siena, ma intanto tutti in piedi. Il pubblico del Palasport di Colonia si sta alzando tutto in piedi per acclamare la formazione di casa, per naturalmente festeggiare questa vittoria in una partita che era attesissima, che rappresentava un vero e proprio crocevia nel cammino verso la permanenza del campionato di Serie 1 per la formazione lombarda, un traguardo già raggiunto dal Siena che invece arrivava questa sera con una tranquillità sicuramente superiore e una pressione invece di contro decisamente diversa rispetto agli avversari. Siamo davvero agli sgoccioli, 10 secondi con questo ultimo tentativo per Bellini che va ad appoggiare, palla che torna nelle mani del Cologne e ormai siamo davvero in chiusura, ci prova Bobicic, vittoria del Metelli Cologne che batte l'Ego Siena con il punteggio di 28 a 23 davanti al pubblico di casa, una vittoria meritata, costruita con pazienza e, come dicevamo in precedenza Pierluigi, con l'apporto degli uomini giusti nel momento giusto, nella partita giusta. Sì, sicuramente sono scesi in campo con motivazioni maggiori, il Siena non ci stava comunque a perdere, anche se le energie, la forza, la concentrazione e la voglia in casa del Cologne questa sera era maggiore, si è visto in campo, punteggio giusto, comunque bella partita, tanta voglia, più 5 che rispecchia un po' quello che abbiamo visto sul terreno di gioco. E vediamola la classifica del campionato di Serie 1, vediamo com'è cambiata dopo questa vittoria da parte del Cologne, che sale a quota 17 punti, a meno 1 rispetto al Bressanone, davanti al Gaeta, soprattutto però davanti al Merano, 2 punti, e davanti al Cingoli, più 5, con il Cingoli che a questo punto non potrà che fare la corsa sul Merano. La lotta per la salvezza diventa tutta racchiusa lì, tra i 15 punti del Merano e gli 11 del Bologna. Eh sì, sì, vedremo come andrà a finire, sarà avvincente probabilmente fino all'ultima giornata. La festa del Cologne per chiudere qui dalla Palasport della cittadina lombarda, un ringraziamento a Francesco Egido e Luca Lelli in regia. Un ringraziamento a voi per essere stati con noi qui su Sport Italia questa sera. È tutto dal Palasport di Cologne, ricordo il punteggio, Cologne batte Ego Siena con il punteggio di 28 a 23. Da Matteo Aldamonte e Pierluigi Di Marcello, ancora grazie, una buona serata e un buon proseguimento con i programmi di Sport Italia. Buona pallamano a tutti, alla prossima.